spenta, forse ha sentito qualche rumore ma non lo sa nemmeno lui. A parte che non è a piedi, voi sta nel furgoncino. Quindi c'è da accertare. Vabbè, andiamo pure noi comunque con la 7, così. Allora, via di Torcempata, prima strada a destra, confermi? Davanti al benzinaio della Erbia, quella serrata subito a destra, fa una semicurva subito a destra. Vabbè. Ha trovato la pompa spenta, questa pompa che adesso sente il rumore. Praticamente l'ha trovata spenta, dice questa deve essere sempre accesa perché sotto gli drena l'acqua di sotto, perché c'è il tunnel che va dall'altra parte. Ho capito. E poi lui dorme, fa il giro, in alto si addormenta nel furgone, spegne, ha sentito i sassi sul furgone, arriva sul furgone. Ma dove sta? I bagni hanno rubato il tunnel, lui sta lì, questo qua sul furgone. È qua, non si vede. Ma qua gli hanno tirato il peso. No, gira, poi ogni tanto a svegliarlo. Vedono che è duro. Ma perché ci stanno altri mezzi qui? No, si entra. Se entra qualcuno. Ok. Se dovesse vedere qualcuno richiami più altro. Speriamo che. Si accerti bene, nel senso che vede qualche cosa, qualcuno ci chiama. Certo. Vabbè, già sono state presenze qui dei nomadi. Sono state presenze. Ma qui uno pure, cioè uno entra qualcosa, li vede. Ma sono sempre nomadi o sempre, italiani? No, italiani proprio. Sempre nomadi. Sempre nomadi, cioè. La maggior parte proprio. Vengono a danneggiare i mezzi o a spirare il carburante? Spacchiano mezzi, quello, cioè se non trovano una fetta e niente li sfasciano. Ah ok. Li sfasciano, sono più i danni che fanno che quello, diciamo, che se si porterebbero via solo una fetta, quello sarebbe il minimo. Ma vengono per rubare i mezzi? Sì. Ma altri casi a lei non gli sono mai successi troppo, diciamo? Dall'altra parte sì. Okay. Vabbè, se niente, nell'arco della notte se dovesse riaccadere un qualcosa ti richiami. Certo, la ringrazio. Arrivederci.